Mercoledì 19 giugno, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per quella che è la rassegna stampa nazionale. Allora, la notizia del giorno di ieri è l'arresto di Platini. Sì, c'è stata la nazionale femminile che ha perso ma ha chiuso al primo posto il girone, ha perso peraltro su un rigore inesistente. Una cosa allucinante, comunque. Ci sono notizie di mercato, c'è in ottica Napoli l'offerta del Manchester City per Koulibaly a 95 milioni, ci sta Boban che sta trattando con la UEFA a nome del Milan e potrebbe arrivare la squalifica, che poi sarebbe una liberazione per il Milan, non partecipare all'Europa League quest'anno in un certo qual modo. Ripulire la sua fedina penale nei confronti del fair play finanziario. Comunque, tutte notizie che in altri giorni avrebbero avuto grande rilievo, ma oggi scompaiono di fronte all'arresto di Platini. Una vicenda vecchia legata all'assegnazione del mondiale al Qatar. Fatto sta che poi c'è un articolo molto duro nei confronti di Platini su Repubblica da parte di Crosetti, che è uno che deve conoscerlo, visto che è un giornalista molto apprezzato di Torino, poco apprezzato dalla Juventus a dire il vero. Comunque, Crosetti che poi parla di questo anima nera di Platini, che già in passato quando era giocatore aveva questo vizietto di essere molto attratto dai soldi anche quando non erano propriamente soldi di lecita provenienza, pagamenti in nero e quanto altro. Comunque poi lo vediamo quando. È una brutta storia questa qua, una storia che comunque non è nuova, si sapeva dei problemi di Platini, si sapeva di questo voto tra virgolette comprato in occasione dell'assegnazione dei mondiali del 2022 al Qatar, c'è un pagamento peraltro fatturato anche a Blatter di 2 milioni di euro, più c'è poi la storia del figlio di Platini che è diventato dirigente del Paris Saint-Germain, cioè, tante storie, storiacce, ecco, il presidente che noi ci immaginiamo della federazione come della UEFA o della FIFA è una sorte come la moglie di Cesare, dovrebbe essere addirittura al di sopra di ogni sospetto, ecco. In genere i personaggi che abitano il palazzo del pallone sono tutti al di sotto dei sospetti proprio. E Platini che da calciatore è stato delizioso, per quanto sicuramente nella sua era c'erano giocatori più forti di lui, Maradona, Zico, un giocatore straordinario, diciamo che poi ha avuto l'intelligenza di chiudere la carriera presto, evitando il lungo viale del tramonto che l'avrebbe portato a perdere un po' di immagine agli occhi dei tifosi, però dopo la carriera di calciatore è stato troppo attratto dalla carriera nel palazzo e Maradona lo ha detto pure. Maradona che passa sempre per l'uomo nero, l'esempio negativo per i ragazzini che fanno calcio, alla resa dei conti è uno che ha fatto tanti errori gravissimi, ma tutti errori contro se stesso e non ha rubato un centesimo a nessuno. La storia di Platini, qualora fosse vera, qualora fosse vero come di quello che ha scritto Crosetti su Repubblica, sarebbe ben altro. Ecco, non ha fatto male a se stesso, ma ha rubato ad altri. Vabbè, comunque, non sta a noi decidere, non sta a noi giudicare Platini. Personalmente, trovo molto fastidioso quando si giudica in un certo modo Maradona. Andiamo avanti un attimo solo. Ecco qui, Maradona, Platini shock, corruzione Qatar 2022, Michel sotto torchio, lui si proclama estraneo ai fatti. Vediamo se riuscirà a dimostrarlo in futuro. L'Eliseo Sarkozy, il principe e l'eroe, ecco che cosa successe. Questa è la ricostruzione fatta dalla Repubblica, dal Corriere, dalla Gazzetta dello Sport. I problemi di Platini, questa mi sembra molto vicina alla tesi difensiva di Platini come ricostruzione, sarebbero nati per un invito a cena fatto da Sarkozy, che all'epoca era il presidente della Repubblica francese,
un invito a una cena a cui poi parteciparono anche uno sceicco, non ricordo bene chi, Blatter, Platini, Sarkozy e un consulente finanziario di Sarkozy. E dopo questa cena, e durante questa cena, a Platini fu chiesto da Blatter in prima persona, ma evidentemente anche da Sarkozy, di fare appoggiare con il suo peso all'interno della UEFA, di cui era presidente, la candidatura del Qatar. E fu fatto anche presente che il Qatar era pronto a investire in maniera massiccia nel calcio francese, come ha fatto del resto con il Paris Saint-Germain. Dopo questa cena c'è stato il voto. Platini ha sempre detto che lui avrebbe votato a prescindere per il Qatar. C'è stato quel pagamento da parte di Blatter, 2 milioni di euro fatturati. Su questi 2 milioni, a dire il vero, Platini ha anche pagato le tasse. Però, insomma, consulenze a che titolo? Diciamo che per quanto ci ha pagato le tasse, non è una cosa molto lecita. Ripeto, soprattutto non è una cosa trasparente fatta da uno che dovrebbe essere presidente di tutti e arbitro della legalità all'interno della Federazione Europea. Che poi questo sia un reato penale, come sostiene la giustizia francese, è una cosa tutta da andare a verificare, perché il reato penale poi comporta l'onere della prova. Da un punto di vista sportivo, diciamo che il comportamento non è stato molto lineare. Ecco, andiamo avanti. Cambiamo argomento, poi ci torneremo con gli altri giornali. Brexit Milan, sanzione UEFA adesso e fair play più mite. Toro pronto a subentrare. Che cosa sta per accadere? Ma si vociferava da tempo. Il Milan sotto sotto non ha nessuna intenzione di partecipare a questa Europa League a costo di avere A, una pesante multa, B, dei conti sotto controllo ancora per vari anni. Quindi ha deciso di accettare la squalifica di un anno, l'esclusione di un anno dall'Europa League. Se fosse trattato dalla Champions, il discorso sarebbe stato probabilmente differente. Ma il Milan ha intenzione di rinunciare all'Europa League in modo da ripulire la sua fedina penale nei confronti del fair play finanziario e avere più tempo per mettere a posto i conti e soprattutto anche non pagare una multa abbastanza pesante. Per inciso, rinunciare all'Europa League comporterà anche una drastica riduzione dei costi della rosa, perché non ci sarà bisogno di tanti giocatori, e un cammino più agevole alla ricerca della qualificazione per la prossima Champions, che è l'obiettivo stagionale. L'esclusione del Milan, determinata non da una sua rinuncia, ma da una sentenza della UEFA, comporterebbe che la Roma viene ammessa di diritto ai gironi, mentre il Torino prenderà parte ai turni preliminari di Europa League. In basso c'è le notizie di mercato. Diawara è un altro giocatore suggerito da Shevchenko nei piani del Milan. Cambiamo squadra, c'è aria di Juve. Si lavora al Pogbis grazie a Douglas Costa, ma occhio a Rabiot. In basso la notizia sullo staff che Sarri porterà con sé alla Juventus. Non c'è Zola, che aveva seguito nella sua avventura al Chelsea. L'intervento ieri parlò sulla Gazzetta dello Sport Veltroni. Oggi è il momento di Sarri. Sarri è da sempre uno Sacchi. Sacchi è da sempre un estimatore di Sarri. Juve, coraggio e pazienza, così con Sarri cambierai la sua storia. Cambiamo ancora argomento, all'Under 21, Azzurrini, dateci notti magiche stasera contro la Polonia. L'Italia, vincendo, potrebbe superare il turno e già qualificarsi per la prossima Olimpiade, per le semifinali e di conseguenza per la prossima Olimpiade. Perché l'Italia sia già qualificata, che passa solo la prima del girone, occorre ovviamente battere la Polonia e che la Spagna batta il Belgio nell'incontro alle 6. È chiaro che la Spagna, che era una delle favorite, se non dovesse battere il Belgio, sarebbe automaticamente eliminata.
Andiamo avanti, Napoli milionaria, City 95 milioni per Koulibaly, ecco il tesoro per Manolas e il colpo Gemmas. Casa Roma, Roma risponde a Totti, così siamo tutti sconfitti, e poi si parla del mercato, Paolo Lopez servono più di 20 milioni e c'è attesa per Diawara alla Roma. Genova, dilemma Kwame, talento che fa plus valenza. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport che apre sulla notizia di James Rodriguez al Napoli, non è ancora ufficiale, però l'indirizzo è quello. E poi di spalle la notizia Bufera Qatar travolge Platini. Scandalo Qatar, Bufera su Platini, fermato e interrogato dalla polizia sulla maxi inchiesta per i mondiali del 2022, nulla da rimproverarmi. Con lui coinvolti stretti collaboratori di Sarkozy, al centro il pranzo organizzato, ne abbiamo parlato prima, all'Eliseo per votare i catarioti. La consulenza per il nemico Blatter che gli costò la candidatura alla FIFA, i famosi 2 milioni di euro incassati per questa consulenza che vennero fuori poi alla vigilia delle elezioni alla FIFA. Platini era candidato, era il favorito, poi alla fine fu squalificato, dovette rinunciare a favore di Infantino. Casa Roma, pazienti con Totti, ma senza stadio non si investe. Italia sprint verso Tokyo, ne parlavamo prima all'Under 21, l'arrivare in semifinale vorrebbe dire non solo restare in corsa per un europeo che vede gli azzurri a questo punto tra i favoriti, giocandosi anche in Italia, ma anche la qualificazione per le Olimpiadi. Basta la formazione che è simile ma non uguale a quella di domenica sera contro la Spagna, non dovrebbe esserci Zaniolo sostituito da Orsolini. Milan in Europa, oggi la verità si va verso l'esclusione. Poi a proposito di mercato, si piace Diawara, si tratta Maripan. Riciclare CR7, il primo obiettivo di Sarri è far tornare il fenomeno dei bomber. James al Napoli, il colpo è servito, era la notizia di apertura del Corriere dello Sport. Cambiamo giornale, QS, prime donne, relativo al calcio nazionale femminile, di spalle Azzurrini, regalateci un'altra notte magica, e poi le notizie di mercato dell'Inter, dell'Atalanta, e poi si parla di basket. Il mattino, Platini fermato per corruzione, ma il Qatar è padrone del calcio. Di spalle la notizia riguardante il Napoli, James a un passo, tutti i segreti della trattativa. Il romanista The Day After, tutti sconfitti. E con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi relativa al calcio nazionale. L'appuntamento è per domani.